Innanzitutto LOL è il nome di cui andiamo molto fieri perché è un gioco di parole, abbiamo voluto un po' sdrammatizzare le cose. LOL, come sa bene chi è familiare con la comunicazione digitale, significa laughing out loud, cioè sarebbe una risata sostanzialmente, no? E LOL invece per noi è anche l'acronimo di Learning Online, quindi abbiamo voluto un po' strizzare l'occhio alla comunicazione digitale, anche sdrammatizzare un pochino e trovare un nome che chiaramente si riferisce all'apprendimento a distanza, all'apprendimento attraverso la rete, ma che è anche un acronimo molto semplice da ricordare, eccetera. Quindi siamo abbastanza fieri di questo nome. Allora, la piattaforma è il risultato sostanzialmente di una quindicina di anni di lavoro che in questa università si fa sull'e-learning. Abbiamo cominciato nel 2004 con un master in didattica dell'italiano erogato in buona parte online, poi abbiamo proseguito con vari corsi di formazione negli anni, poi abbiamo creato corsi di lingua online che sono molto più impegnativi perché insomma richiedono la formazione di competenze diverse, linguistiche eccetera, e con LOL quello che abbiamo fatto è mettere insieme, unificare tutto questo in un unico portale, in un'unica piattaforma, chiaramente molto più avanzata tecnologicamente e molto più comoda perché riunisce tutto insieme. E l'altra grossa novità è che in LOL ci sono anche corsi, moduli, diciamo insegnamenti di corsi di laurea online. Questa è la grossa novità. Per le nostre 4 lauree magistrali c'è un insegnamento per laurea magistrale, questa è chiaramente una fase ancora sperimentale, poi contiamo di alla luce della sperimentazione che ne faremo di proseguire e di completare anche con altri insegnamenti. Comunque LOL ha questi due aspetti fondamentali: la unificazione di tutto il lavoro in un unico punto di accesso di tutta la nostra formazione online e la prima volta che eroghiamo corsi di laurea, insegnamenti di corsi di laurea online. L'accesso è per tutti gli studenti? L'accesso è per tutti gli studenti. Prevederemo anche delle cose aperte, chiaramente i corsi di laurea è riservato ovviamente ai nostri studenti iscritti, sono questi insegnamenti rivolti soprattutto ai non frequentanti, ma sono aperti ovviamente a tutti. Piano piano, soprattutto per i corsi di lingua, prevederemo anche dei materiali aperti, fruibili da chiunque. Io faccio parte del gruppo di lavoro della Pro3, appunto di questo progetto legato alle competenze trasversali. I risultati che abbiamo raggiunto sono stati ottimi. Parlare oggi di competenze trasversali è molto attuale, infatti tra le linee guida europee anche del nostro Ministero dell'Istruzione è appunto uno dei punti focali. Ovviamente parlare di competenze non vuol dire trascurare le conoscenze, cioè cadere nella trappola di sostituire i due aspetti ovviamente non è nelle nostre corde. Sulla base di forti conoscenze tematiche legate appunto ai nostri insegnamenti, vogliamo però anche aprire appunto lo scenario agli studenti dei nostri corsi di laurea di valutare e di mettere in luce anche le loro competenze trasversali. Lo abbiamo fatto grazie al Consultancy Lab, ma anche dandogli uno strumento in più di studio per ripassare le lezioni, per essere più interattivi possibile, che è quello della nostra nuova piattaforma LOL. La piattaforma si basa su un software Moodle che è open source, quindi anche sotto questo punto di vista abbiamo tentato di fare delle scelte che siano il più fruibile possibile e non legate appunto a delle case software. E ecco, spero che questo vada nella direzione di facilitare lo studio dei nostri studenti e di renderlo ancora più appetibile e interattivo.